Salve, queste sono le istruzioni operative per utilizzare l'app sul modo rettilineo uniformemente accelerato del mio corso di Fisica 1. Vi ricordo che potete scaricare dal sito della MathWorks il Runtime Engine per far girare l'app e che l'app stessa può essere scaricata dal mio sito dove ci sono tutte le altre app del corso. E una volta che l'avrete scaricata, l'avrete lanciata, vi dovrebbe apparire una schermata come segue. Ecco la schermata dell'app, è molto semplice, partendo con i valori dei dati impostati inizialmente possiamo direttamente calcolare il moto di un punto materiale e come vedete l'app grafica la legge oraria, cioè la x in funzione del tempo t con una curva blu, oppure vi calcola l'andamento della velocità in funzione del tempo, oppure può calcolare la dipendenza tra la velocità e la posizione in quello che viene chiamato il diagramma dello spazio delle fasi. Potrete impostare le condizioni iniziali di un lancio di un punto materiale. Nel caso di default, avete che il punto materiale viene lanciato dalla posizione x uguale a 0 con una velocità di 10 metri al secondo ed è sottoposto ad un'accelerazione di meno 9,8 metri al secondo. Quindi corrisponde ad esempio al caso di un grave lanciato da terra verso l'alto con una velocità verso l'alto e sottoposto all'accelerazione di gravità verso il basso. E il tempo t0 è il tempo a cui noi pensiamo di conoscere i valori delle iniziali della posizione e della velocità e possiamo anche decidere un intervallo di tempo sul quale calcolare le soluzioni, in questo caso è impostato tra 0 e 2 secondi, quindi l'andamento verrà calcolato tra 0 e 2 secondi. E viene mostrato anche qual è l'intervallo di discretizzazione di questo intervallo temporale che viene utilizzato nel calcolo. Possiamo ad esempio pensare di far partire il punto materiale da una quota superiore, a questo punto se ricalcoliamo vediamo che parte da una quota superiore, il diagramma dello spazio delle fasi è leggermente cambiato, possiamo pensare di farlo partire con una velocità differente, ad esempio 5 metri al secondo, ricalcolare e vedete che il comportamento è diverso, possiamo cambiare l'intervallo di calcolo, ad esempio possiamo calcolare tra 0 e 10 secondi e allora verrà mostrato un intervallo più ampio per il calcolo e possiamo fare tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Ad esempio, possiamo imporre che l'accelerazione sia nulla, molto piccola, 0,01, e allora chiaramente il moto è di tipo quasi rettilineo uniforme e come vedete la velocità cambia, ma di molto poco perché non siamo riusciti a mettere il valore 0 qui dell'accelerazione. Possiamo scegliere tutti i valori possibili e immaginabili e fare le nostre simulazioni. Volendo, i valori delle costanti iniziali possono essere fissate a un intervallo di tempo diverso e quindi eventualmente per risolvere problemi in cui le posizioni iniziali e velocità iniziale non sono date al tempo zero, ma sono date a un altro tempo. Come vedete, è un'app molto semplice, la più semplice del corso di Fisica 1 e ovviamente è molto facile da utilizzare. La potete cominciare a utilizzare e poi dopo passare alle app successive. Arrivederci.